Ci sono alcune foto molto belle di lei con sua figlia in braccio, Ginevra mi pare che si chiami. Non la mostriamo per questioni, insomma, so che lei ci tiene molto alla sua privacy, giustamente. Però quando io vedo lei con sua figlia in braccio, quando penso a mio figlio che spesso porto in braccio, o ai figli delle nostre nazioni, tutti, diciamo, figli di italiani che stanno qua, penso che tutti abbiamo, diciamo, dei sogni nei confronti di questi figli, vorremmo per loro il massimo possibile e ci facciamo, come dire, un mazzo così per dargli delle chance, no? Nel Certo. futuro. Poi quando penso appunto a mio figlio, a sua figlia, poi mi viene in mente questa bambina qui che abbiamo incontrato l'anno scorso. Questa bambina si chiama Alima, credo che più o meno abbia l'età di sua figlia, insomma è piccolina. Qui è in braccio a Chiara Proietti, la nostra inviata che era sulla nave dell'ONG quando è stata salvata. Lei, suo padre viene dal Sudan, scappava dalla guerra, sua madre era del Niger e lei è stata salvata dall'ONG e altrimenti si troverebbe ancora in Libia. Da dove veniva e dove era rimasta dentro un lager. Allora la domanda che le faccio è questa: ma perché questa bambina che oggi fortunatamente si trova in Europa, un po' rocambolescamente, perché questa bambina non ha diritto ad avere almeno una chance nella vita come ce l'ha mio figlio, più di uno, o come ce l'ha sua figlia? Perché se noi Chi l'ha dovessimo detto? applicare le regole che lei vuole, in questo caso stiamo parlando del blocco navale, di mettere fuori le ONG dal mare, questa bambina non avrebbe avuto la possibilità di arrivare in Europa e si troverebbe dentro un lager libico in una zona di guerra, peraltro. Mi spiega perché Alima non ha una chance come i nostri figli? Guardi, Formiglie, mi dispiace che nonostante ci conosciamo da anni, lei ancora non abbia avuto la pazienza di leggere le mie proposte. Perché vede, Vabbè, secondo la è posizione quello di che Fratelli pensa lei, d'Italia, no, quello che non è penso così. io sulla base della domanda che lei mi ha appena formulato, perché anche qui la domanda è sbagliata. Vabbè, ma Questa facciamo bambina tutte viene domande dal... sbagliate Sì, facciamo stasera. domande Ma ogni sbagliate, tanto adesso lei glielo non dà una spiego. risposta sbagliata No, nella sua no, vita, io le do no? una risposta e la gente giudica da casa. Io le do una Certo, risposta e la allora gente lasci che giudica sia da... la gente a giudicare da No, casa perché io non le sto scusimi, dando le mi patenti sulle sue scusi, risposte, no, i scusi, voti alle sue no, mi risposte. Lei non scusi, dia i voti alle no, mie no, domande, io abbia do il pazienza, voto alla eh. parte della Perché io sua la domanda. maestrina non me la No, faccio fare da lei, abbia pazienza. Se vuole scusi, rispondere alle mie domande, io risponde, se do no non un voto alla risponda. sua Dai. domanda quando lei parla delle mie posizioni Sì, e ma delle lei mie non dia proposte. il voto alle mie Siccome lei domande, ha risponda detto, secondo le semplicemente. sue proposte, questa bambina non Io ha ho parlato diritti, io del le sto blocco rispondendo nel navale, ho merito. parlato del Il blocco blocco navale, che mi navale risulta essere una vostra proposta. prevede che si aprano degli hotspot per valutare chi ha diritto a essere rifugiato e distribuisca i rifugiati equamente nei Lei sa 27 benissimo che paesi dell'Unione. Mi l'hotspot in faccia un finire un paese in attimo. guerra dove si spara oggi tra Serraj e Haftar e dove la L'hotspot lo puoi UNHCR, tranquillamente fare anche in Tunisia. Si tratta di l'UNHCR volerle neanche ci fare le mette un cose, mi piede. Sì, perdoni. ma le Non persone è sono nei detto che lo lager devi fare in adesso. Libia. L'hotspot lo puoi tranquillamente andare a fare in Tunisia. Qual è il Ma i problema? migranti sono in Questa Libia però. bambina, scusi, questa bambina, per come la vedo io, se visto la storia lei l'ha raccontata, viene dal Sudan, segnatamente dal Darfur, è un caso. Diciamo così, marginale di quelli che arrivano da noi, questa bambina e la sua famiglia, a occhio, hanno diritto alla protezione sussidiaria dell'Unione Europea. Esattamente, quindi, Devono anche arrivare secondo però. le Per mie la mia posizione, poter essere cioè, analizzata no, bisogna che lei non arrivi in deve un arrivare con posto. i barconi. Può tranquillamente fare domanda nella mia proposta, può tranquillamente fare domanda negli hotspot che vengono allestiti dalla comunità internazionale e questa bambina arriva in Europa comunque. Quelli che non arrivano in Europa comunque sono le centinaia di migliaia di persone che non Allora. scappano dalla guerra, uomini in età da lavoro che rappresentano, le comunico, il 90% di chi sbarca Allora, in Italia. Quindi io continuo a chiedere una distinzione seria tra i profughi e i migranti economici, allora, immigrati regolari. benissimo, Non si possono posso mischiare le due adesso cose. posso, Questo così. è